Wrestling. Ciao a tutti, squali e pesciolini, sono Mami di Italian Sharks e vi do il benvenuto in questo 14° episodio di Hey Monster! No, bugia, scherzavo. Siamo nel 14° episodio di Hey Monster e già, lo scorso episodio abbiamo creato la Gilda. La Gilda intanto si è popolata, vi voglio far vedere a quanta gente siamo arrivati. 8. Non tantissimi, però ragazzi, molti di voi stanno contribuendo a farla crescere, quindi GG, vediamo chi c'è in Gilda. Allora, Mamid Jackton, che l'ho fatto vice chairman, perché è molto più online di me, quindi ha contribuito davvero tanto ad accettare tutta la gente che voleva entrarci. Fading Wall, Indy, Spindato, poi c'è Re Oscuro, ma io faccio battle point, total contribution, faccio veramente schifo, ho contribuito un cazzo, devo iniziare a contribuire un po' di più alla Gilda, sai com'è. Quelli che hanno contribuito di più sono Jackton e Indy, siete magnifici, anche Simo Wes, Spindato non male, Re Oscuro, babba mia, e poi c'è Flesp, Fading e io, che siamo i più brutti, i pessimi, insomma, della squadra. Detto questo, ragazzi, un'altra cosa: se lasciate almeno 100 like, se raggiungiamo almeno 100 like, vi faccio uscire lunedì, questo video esce sabato, lo sapete, vi faccio uscire lunedì il tutorial per giocare a Hey Monster sul PC. Se non lo fate, ritarderà, o addirittura, se non raggiungiamo il tutorial per far uscire, per giocare a Hey Monster sul PC, non uscirà. Quindi 100 like per far uscire quel video lì. Ma aspetta, cosa vedo nei miei occhi? Ah, è un Entei di merda. Cioè, no, è carino Entei, però voglio dire, ma che carini vedere i Pokémon che girano per la Gilda. Ma quanto sono belli. Va bene, in ogni caso, in questo episodio mi sono rotto un po' le palle di far tutorial. Voglio andare un po' avanti con la storia. Babba mia, me l'avete chiesto in tanti e avete anche ragione che io vado avanti con la storia. Per cui andrò avanti con la storia. Ho la quest da finire che mi richiedeva di raggiungere il livello 29, che io ovviamente ho raggiunto da un po'. Ultra Ball, molto interessante. Vediamo anche a che punto sono i miei Pokémon allenati. Oh, GG, ecco che iniziano le notifiche di Hey Monster. Questa cosa mi fa incazzare. Allora, Entei ha imparato finalmente qualcosa di decente, Fire Spin. Grazie mille, Entei. Allora, c'ho tutti i Pokémon più importanti a livello 31, quindi potrei anche alla Kazam. Mamma mia, che bello, ragazzi. Quindi, detto questo, andiamo avanti, cominciamo la sfida. Tu, signore, sì, tu transfer to specific, sì, trasferiscimi tutto, ma fammi andare avanti. Ragazzi, dobbiamo andare avanti perché è importante. Si incontrano nuovi Pokémon, si incontrano nuove opportunità, si incontrano nuove... si sbloccano nuove cose, molto importante. Cavolo, siamo arrivati a 2.300.000 money, molto buono. Sono riuscito anche a trovare Clefable. Quindi ho completato fino alla route di Entei tutte le route, avendo catturato tutti i Pokémon di tutte le route. E questa è una cosa molto 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 faiga. Ok, che squadra c'ho io innanzitutto? C'ho Scizor, Pikachu, Entei. Vabbè, dovrei riuscire a massacrare la gente. Vabbè, in ogni caso, ci facciamo una squadra decente? Sì, dai. Poké Center. Vediamo come possiamo comporre la nostra squadra. Allora, io voglio Hitmonchan, sicuro. Tu mi potresti essere utile, quindi ti tengo. Tu vai via. Store in PC. Mentre, vediamo, ordinali per rank, grazie. Allora, Monkey potrebbe essere utile, tu mi sei utile, quindi put in bag, vieni da me. Poi, dai, tu sei il mio primo Pokémon. A proposito, nel prossimo video lo faremo evolvere, quindi state connessi. Alakazam, vediamo che mosse c'hai, perché se no, move. Kinesis, Confusion, Psybe. Oh, sì, mi piace sto Alakazam. Magari non sarà uno dei migliori, ma non fa niente, vieni, put in bag. Come on baby. Gyarados, che mosse c'hai Gyarados? Dimmi che c'hai un Earthquake. Dragon, no, c'ha Dragon Rage, babba mia la potenza. Put in bag.
Ipno non saprei. Manche. Che mossa c'ha Manche? Vediamo un po'. Scratch, free swipe, low kick, karate chop. Manche, purtroppo la squadra è piena. Non volevo, mi dispiace. Cioè, veramente, giuro, non volevo. Però cavolo, ce li ho tutti ancora praticamente grigi. Hitmonchan è un Pokémon che vorrei potenziare, quindi brecchiamolo. Vai, break 1. Qua mi servono un po'. Sì, ce li facciamo subito. Right, va bene, mi brecco Hitmonchan e cominciamo la route. Ok, ho portato Hitmonchan almeno a livello blu, perché sennò veramente, cioè, inutile, capite? Cominciamo a vedere che allenatori troviamo in questa route, che non mi ricordo che route è, cioè che route siamo, che la 7, la 8. Gli allenatori di tipo merda. No, come mi sta dormendo? Ma what is this? What is this bug? Dovevo fare un fast heal, forse. Dai, svegliate però, e non si fa così a me. E il buon Bellossom non delude mai. Nonostante stava dormendo, si è svegliato e cazzo, mi hanno avvelenato. No, per fortuna, guardate, bam, one shot ancora i Pokémon. Nonostante siano Pokémon di grado blu più uno, ma il mio Bellossom comunque spacca i sederi di quelli giganti. Allora, siamo alla route 9. Ok, vi voglio far vedere il mondo. Siamo praticamente non qui, ma qui. Questa che cos'è? Sta roba si sbloccherà in qualche modo. Io fino alla route 6 ho trovato tutti i Pokémon. In Diglett's Cave devo trovare ancora tutti. Qui dentro nella Fishing Area devo ancora trovare tutti. E poi devo completare la 7 e la 8. E ora siamo alla 9, ragazzi. Sì, non potendoci giocare da tablet, perché mi ci mettevo di solito la sera prima di andare a dormire, non riesco tanto ad andare in giro a catturare Pokémon. Però, dai, diciamo che stiamo procedendo bene. Toduo, anche tu, vai a cagare. Ma perché mi arriva addormentato sto pirla? Ed ecco, signori, Hitmonchan in azione. È stato convocato per la finale di pugilato di questa partita incredibile. Ed è un Ice Punch incredibile, amici. Ha shottato l'avversario in un solo colpo, distruggendone ogni suo connotato. Mamma mia, Hitmonchan si appresta a sferrare un altro attacco contro questo micione brutto, schifoso. E purtroppo l'attacco non è fatale. Però dovremmo cambiare subito il nostro Pokémon, perché potremmo rischiare seriamente di perdere le stelle di questa partita. Attenzione, che questo scenario è veramente interessante. Abbiamo deciso di schierare uno di quei allenatori psichi. Cazzo, che merda, mi è morto l'Alakazam così brutto. No, merda, non, cioè, non mi dite che non vinco le stelle che mi girano. Non le palle, di più, fagli un raggio, massacra sta merda, su, dai. E che cavolo. Ehi, Charmeleon, non è che inizi a fare l'imbecille? Che dobbiamo ammazzare sto Persian di merda? Che è un Persian più uno di schifo. Charmeleon, dagli una mazzata di re. No, vabbè, ragazzi, ma state scherzando? Cioè, ma devo convocare il re di Rage Quit? Vabbè, convochiamo Gyarados, dai. Gyarados, su, pescione un po' troppo cresciuto, ma gli faccia un Dragon Rage e mi faccia il piacere. Ecco qua, cos'è che capitano? Purtroppo succede anche ai migliori. Mamma mia, che fatica! Sono l'85esimo allenatore. Ma quanti cazzi di allenatori c'ha sta route? Porca miseria! Che caspita! No, veramente, ragazzi, ne ho fatti veramente tanti di allenatori. Non è possibile, non finiscono mai. E iniziano a diventare anche abbastanza impegnativi. Non che siano impossibili, voglio dire. Però, rispetto alle prime route, iniziano a diventare impegnativi. Quindi, il gioco inizia a dare le sue soddisfazioni. Che è sta mossa scorreggia? Scusa, Vulpix. Cioè, voi state scherzando? Ci sono altri 6 allenatori da battere? Ma io ne ho le palle piene, ma non esiste, ma non li voglio battere tutti, ma chi se ne frega? Ma sti 4 deficienti rompipalle, mandatene a morire tutti in un partito democratico. No, perché il partito democratico? In un partito di merda e basta. Non ci posso credere, ragazzi, ho battuto tutti gli allenatori di questa maledetta route. Madonna quanto è lunga! Madonna quanto è lunga! Perché poi erano Pokémon pure impegnativi. Allora, campers know how to catch, but they also need your help. Ok, che cavolo vuoi che faccio? Sicuramente mo mi farà catturare dei Pokémon.
Sì, come sempre. Catch due Pokémon of any type in questa route. Va bene, tanto la conosciamo come funziona la storia. Vediamo innanzitutto che cosa possiamo trovare. Bello! Bello Sudowoodo! Sudowoodo! Bellissimo, mi piace. Raticate, interessante. Un Nidoran di merda. Quanti cazzo di Pokémon di tipo B? Magneton, wow. Allora, abbiamo Nidoran, Ledyba e Nidorino di merda. Poi c'è Nidorino, Nidorina. No, sì, no. Non c'è, no. Shiny Nidoran. Addirittura tra le 10 e le 12 significa tra le 3 e le 5 di mattina. Ma col cazzo che mi alza quell'ora per catturare sto Shiny. E poi c'è Firo, poi c'è Nidorino. Ok, vediamo quello che troviamo un po' in sta zona. Però io a questo punto userei il nostro bel Scizor per la cattura di questo Pokémon. Nidorino, Nidoran, scusate, non vorrei imbrogliarmi. Allora, vediamo un po' qui, Cutter, Fosswipe. Vediamo se lo riesci già a portare a livello merda. No, ci vogliono un paio di false wipe per portare questo schifetto a livello schifissimo. E per poterlo poi... Ma quanti cazzo di false wipe ti devo dare? Ma porca di quella miseria. Ma vedi di morire subito e non mi rompere le palle e non mi avvelenare i Pokémon, che poi mi fai dire cazzo, eh. Al secondo tentativo ci è uscito un altro Nidoran. Però ragazzi, non vorrei fare proprio la merda. Cioè, catturare due Nidoran, che me ne faccio? Cioè, li regalo alla gilda, vabbè, ma chi se ne... Cioè, non che chi se ne della gilda, ma chi se ne di catturare due Nidoran. Cioè, io voglio dei Pokémon un pochino più... come dire, di livello alto. Magari un Magneton, un Sudowoodo. No, non perché sia forte, forse lo è anche, ma perché mi fa figo. Uno il nome e due è figo il Pokémon. Ecco, almeno un Nidoran femmina. Almeno li facciamo accocchiare là e c'è, capito? E GG, ho fatto anche il livello 32 finendo le quest giornaliere, perché in pratica ho curato, mi sa, 10 volte i Pokémon, una cosa del genere. E poi voglio cercare di trovare un Pokémon che non sia proprio un grado D, quindi dato che non ci sono gradi C, l'unica alternativa è trovare un grado B o un grado A. E vediamo se siamo fortunati. E magari... Oh, Gyarados me l'ha levelappato. E vediamo se siamo fortunati di trovare qualche Pokémon un attimino più raro. No, mi accontento anche di un qualcosina di non troppo, cioè, capito? E attenzione, signori e signore, o tutti signori, come vi pare, ho trovato un Raticate. Eh già, è un Pokémon di grado B. Se mi dovesse chiedere ti piace, insomma, come potrebbero piacere a voi dei topi incazzosi con il dente del jiu-jitsu grosso, cioè insomma, non saprei, insomma. È un Pokémon anche marroncino color merda, perché sì, sai, sta nelle fogne, si deve un attimino mimetizzare. Insomma, ci sono Pokémon che preferisco. Attenzione, è arrivato anche il padre di Nidoran, Nidorino super incazzato. Già, ce l'abbiamo qui davanti a noi, Nidorino, Nidorino. Ce l'abbiamo qui davanti a noi, Nidorino a lei. Nidorino a lei, Nidorino a lei. E qui davanti a noi, Nidorino a lei. Ragazzi, io e le mie canzoni di merda, che non so perché le canto e le ballo davanti a YouTube. Sarà la mia vena artistica, ma probabilmente da piccolo non mi hanno trovato la vena giusta. E quindi mi hanno bucato un'arteria. Va bene, basta così, mi catturo Nidorino e mi sto zitto, ok? Ok, ragazzi, mi sono rotto le palle di catturare Pokémon, quindi... Ok, sì, ho capito, stai tranquillo. Cioè, finisco la quest. Cioè, non che mi fai partire qua le musichette del cazzo. Cioè, vai tranquillo, ho catturato i Pokémon. Questo mi dirà di potenziare a break più 150.000 milioni. Ed è tutto fatto. Sì, fammi... Che Pokémon vuoi vedere? Break due Pokémon to blue più due quality. Ok, quanti ne ho io a blue più due? Allora, lui è blu normale, lui è blu normale, tu sei blu più 1, tu sei blu più 2 e mi pare che altri blu più 2 non ce li ho. Quindi a questo punto chi è blu più 1? Tu, Breed, Break,
Ragazzi, ci metto un attimino. Mi devo procurare questi più questi e fan questi. Cioè, bella figa. Eradicate, quanto ce n'ho? Ce n'ho 14. Fantastico. Li posso compoundare. Mi costano 10k. Non fa niente. È sparita la musica, non so il perché. Questi ne devo ancora fare 4. Di questi invece, questi anche li posso compoundare perché ce li ho. Ottimo. Quindi devo trovare questi tre e questo. Arrivo subito. Ok, 3 secondi di numero per avere anche i miei Ninetales blu. E quindi ora ho tutti gli artbook per portare il nostro Charmeleon da break più 1 a break più 2. E ora sono cazzi amari portarlo a break più 3, o meglio a viola. Sarà un bel problema nella prossima route. Però non ce ne occupiamo ora. Grazie mille. Sì, te li ho fatti vedere. Non mi rompere il cazzo. Fammi andare avanti. Grazie. Grande, sì, sono un grande trainer. Sì. Devo incontrare Milo. Che cacchio vuoi da Milo, mo? Mi fai passare direttamente alla prossima route? Oh, grazie Milo, ma quanto sei gentile. Ah, dovevo catturare un idro, anche il culo. L'ho trovato già. L'ho trovato. Ah, ma te lo devo pure dare? Perché ce n'ho due? Te, beccati questo che fa schifo. Sì, beccati questo. Ok. Mi ha tolto un idro. Me lo ricordo questo. Questo me lo ricordo che mi ha tolto. Non mi ha tolto il nidorino, vero? Mi ha tolto solo un idro. Vero? Vero? Dove sta il mio nidori? Mi ha tolto il nidorino? No, non è possibile. Nidorino! Ecco, no, è qua. Ok, devo trovare. Ma che cazzo mi sta facendo fare? Avanti e dietro, ma che due coglioni! Ah, che palle! Devo catturare altri due Pokémon in questa dannata route. Che veramente mi sembra la. Oh, Pokéball! Mi sembra veramente la storia infinita, sta route, ragazzi. E andiamo a catturare questi altri due Pokémon. Un pezzo di Fairy Stone, molto interessante. Va bene, l'unico pezzo, l'unica zona in cui potevo catturare dei Pokémon era quella in cui stavo prima, perché addirittura questa route cioè, è una strada senza un cazzo, cioè hanno tolto tutta l'erba, l'hanno disboscato. Vediamo, speriamo che mi vengano fuori almeno cose interessanti, perché non voglio andare. L'ho trovato, sudo e non udo, udo e non sudo. Mamma mia. Cazzi, quanto sei forte! Mi tiri le peggio bombe in faccia, dritte in fa. Mamma mia, Sudowoodo! Sudowoodo! Ho paura a tirargli un'altra di queste cose in faccia. Perché se mi muore il Sudowoodo selvatico, mi girano le bolle. Piano! Sta cazzo! Sto cazzo! No, 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 no. This is a big problem! A big problem, we have a big problem, we have a super big problem. Bell'Ossome è morto, quindi we have a very very big problem. Speriamo che non mi ammazza pure Pikachu, perché se no è un gran cazzo. Cazzo merda, ma che cosa sei? Quick Attack non gli farà tanto male. No, meno male. Oh, stavo già svenendo. Eh sì, sti cazzi, e mo che gli racconto. Però è blu, posso tentare la cattura. Ma porca miseria, non ho Pokémon! Non ho Pokémon, non ci credo! Questo. Vuoi dire che non lo catturo perché non ho Pokémon? No, dai! Fagli Leer. Che cazzo ne so che fa? Magari gli diminuisci qualcosa, non lo so. Ma porca di quella zozza lurida schifosa! Mi one shot al mondo, sto coso! Ma no, ma dai, ma siamo schifosi. No, non posso non catturare Sudowoodo perché non c'ho Pokémon. Ti prego, vai di Great Ball. Ma che cazzo me ne frega? Cattura. Io voglio Sudowoodo. Dai, per favore, non mi potete fare così. Ragazzi, io sto andando di Ultra Ball. Cioè, non me ne fotte un cazzo. Io non voglio stare a ricercarlo in giro. Io voglio questo Sudowoodo. Perché c'ha i controcoglioni sotto. C'ha le palle oltre che sulle. L'ho preso Sudowoodo. Ciao, Sudowoodo. C'ha le palle oltre che sulle manine. Ce le hai davanti. Ma quanto sei forte. Mamma mia. Ho trovato Sudowoodo. Mami ti desidera. E dei mostri risponde. Ragazzi, ho catturato anche il secondo Pokémon, quindi penso proprio che oltre alla mia voce che è andata via insieme alla cattura di Sudowoodo, penso che abbiamo finito la Route 9. More than one badge collect in quadra, more than 8 badge, grazie, sì, mi fai ancora che 3 badge to pass. Che badge? Ce li ho 3 badge, non so che cazzo siano, ma penso che li ho sbloccati, forse gli achievement. Quanti ce ne ho?
Oh, sapessi, the most powerful Team Rocket. Oh, devo sconfiggere Team Rocket. Oh, incredibile, amici. Ho paurissima di sconfiggere il super temuto Team Rocket. Oh, mio Dio. E voilà! Stiamo passando alla route number 10. Ma non andare... Bacca di quella zozza! Non volevo andare a sfidare altri allenatori, ma qual... Ma che c'hai nel tuo cervello? Putrido! Questo video andando nell'exchange vedendo se otteniamo qualche Pokémon interessante. Ah, si è resettato il server nel frattempo. Oh, ma che culo. Ah, quindi c'è l'altro sign in che posso fare. Oh, ma che culo! Due in diretta nello stesso video. Allora, nell'exchange potremmo dare degli Zubat. Questo Nidorino qua, Nidorino là. No, quello è l'unico Nidoran che c'ho. Mi sa proprio di sì. Quindi quel Nidoran non lo posso dare. Però posso dare uno, due degli Zubat. Me ne frega qualcosa? Non me ne frega un gran cazzo. Però vediamo un attimo degli altri di chi ti posso dare. Chi ho a doppio? Ekans mi fa schifo. Lediva. No, dai, l'altro Zubat. Via, vediamo che cosa ci viene fuori. Se ci viene fuori un Pokémon Krabby. Un tempo Krabby. Mamma, non è che Krabby più di tanto. Ho fatto pure la battuta. Va bene. Allora, scambiamo pure i Pokémon di grado B. Di grado B che abbiamo? Allora, questi sono tutti singoli. Parasect, Parasect. I due Parasect li posso far fuori alla velocità della luce. Però avrei solo loro. Quindi non posso fare una bella. Ah, ci avrei anche un Seeking. Quindi potrei. Ce ne ho due di grado B che posso dare. E non di più. Quindi al momento, ragazzi, ci accontentiamo di quello che abbiamo. Vi ringrazio per aver visto questo video. Lasciate un like, commentate, condividete per sostenere la serie. Oltre a questo vi voglio dire, scrivetemi nei commenti se avete dei suggerimenti per i prossimi video. Io scegliete un po' tra le mie idee, che è quello di farvi vedere o il breeding tra i due Pokémon o l'evoluzione di qualche Pokémon. Fatemi sapere un po' voi che cosa vi piacerebbe vedere. Oltre a questo, se siete arrivati fin qui, scrivete nei commenti hashtag mami di desidera, è importantissimo. Vi ho detto tutto, grazie per la visione, grazie per essere arrivati fin qui, un saluto sharksiano, ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti.